Oggi parliamo degli inibitori di pompa protonica, nome terribile per parlare dei protettori gastrici che tutti ormai conoscono molto bene. Bene, io devo solo dire che meno male che esistono i protettori gastrici. Ormai sono tanti, tanti anni, più di 40 che faccio il medico, ricordo i miei internati in chirurgia, quando addirittura per le ulcere gastriche venivano rimossi gli stomaci, si facevano interventi pesanti, assolutamente difficili e problematici. Grazie al cielo esistono questi farmaci che possono controllare l'acidità gastrica. Il tema è che vanno usati per il tempo strettamente necessario, mentre spesso si sentono indicazioni che portano ad un uso continuativo. Allora, farmaci ottimi usati per un tempo prolungato e quando si usano per un tempo prolungato vanno ad agire riducendo l'acidità e potendo contribuire a degli effetti a catena, in un certo senso, legati proprio a questo tipo di condizione. L'acidità è fondamentale nel nostro organismo per difenderci dai batteri, ad esempio, che entrano dalla parte alimentare e nel momento in cui noi la togliamo, ecco che possono avvenire delle condizioni, si possono manifestare delle condizioni o dei sintomi che devono essere studiati con molta attenzione. E quali mai possono essere questi effetti collaterali? Abbiamo parlato di un effetto potenzialmente positivo, sicuramente, e continuo a confermarlo. Però è vero che un inibitore di pompa protonica, cioè un protettore gastrico, porta l'acidità dello stomaco da 1,5, che è un valore di acidità presente, che serve per digerire le proteine, ad esempio, intorno ai 6,5-7, cioè una acidità, non acidità, una non acidità, cioè pH è neutro, quindi non dà fastidio. Ma le proteine non vengono digerite. Questo significa che quando uno mangia un piatto magari bilanciato con proteine, carboidrati, frutta e verdura, in realtà si trova ad assorbire solo i carboidrati e la frutta, quindi facilmente genera degli effetti da iperglicemia. Non solo. Mancando un aspetto digestivo completo, alcune delle sostanze che sono presenti nell'organismo, la vitamina D, il magnesio, ad esempio, che è fondamentale, in realtà, vengono assorbiti malamente, quindi ci sono degli squilibri ormai documentati da questo punto di vista. Sappiamo che c'è una difficoltà di assorbimento della vitamina B12, quindi anche la difficoltà di riuscire a, come dire, a difendersi dallo stress che è prettamente connesso con questo tipo di problema. Se c'è un eccesso di carboidrati, come abbiamo prima, aumentano, e ci sono degli altri studi che lo correlano, anche degli aspetti di tipo ansioso o depressivo. Ma dal punto di vista allergologico, l'elemento più importante è quello del fatto che quando noi abbiamo un sistema che dovrebbe digerire e quindi togliere di torno molti degli antigeni, delle sostanze potenzialmente allergizzanti, ci troviamo quando magari andiamo a mangiare in un ristorante hawaiano, prendendo gli inibitori di pompa protonica, un cibo nuovo a cui non siamo abituati può scatenare una risposta di tipo allergico. Questo è stato fin dal congresso di Vancouver del 2003, è stato documentato dalla Jensen Jarolim, che è una ricercatrice dell'Università di Vienna, importantissima, in modo molto specifico. Quindi la logica è che gli effetti collaterali non sono legati al farmaco, ma al fatto che viene inibita questa acidità che fa parte della nostra normale esistenza. Quindi, quando ci troviamo di fronte ad una situazione in cui lo stomaco, il sistema digestivo è infiammato, partiamo anche dall'utilizzo temporaneo dei protettori gastrici, ma iniziamo a lavorare sull'aspetto infiammatorio. Dobbiamo capire come questi fenomeni siano spesso legati alla ripetizione alimentare di alcuni alimenti. Sono molto verosimilmente glutine, latte, lieviti in Europa e sono probabilmente riso, soia e mais in Cina o in Estremo Oriente, ma l'importante è capire in modo personalizzato. Si studia l'infiammazione, si va a capire dove e perché si genera infiammazione in una singola persona rispetto al suo profilo alimentare personale. Quindi uno studio specifico con i test, come i test di Jack Lab, che vanno a studiare in relazione alle singole individualità, quelle che sono gli eccessi di un tipo o dell'altro, per poter impostare una dieta che consenta degli spazi di libertà, ma contemporaneamente riduca l'aspetto infiammatorio e riporti la situazione gastrica e digestiva alla normalità.